Oggi Gesù si esprime in modo abbastanza realistico e di fronte alle richieste di spiegazione degli apostoli, ma perché dicono, parli sempre con queste parabole alla gente che non capiscono niente? Gesù coglie l'occasione per fare un bilancio e onestamente, sinceramente, fa un bilancio abbastanza negativo della sua, chiamiamola un po' riduttivamente, chiamiamola la sua attività di predicatore pubblico, diciamo, perché molti non capiscono, molti lo fraintendono, lo giudicano. Lui stesso sembra a volte fare apposta per non farsi comprendere, probabilmente perché la gente, un po' come noi, vuole delle risposte precise, delle risposte pratiche, vuole sapere insomma cosa devo fare, datemi delle soluzioni pratiche, io risolvo tutti i miei problemi. Gesù non vuole questo, Gesù vuole suscitare nel cuore dei movimenti che possono portare le persone che lo incontrano a interrogarsi sulla propria vita e vede come la gente ha il cuore duro. È molto attuale questo Vangelo. Noi siamo tante volte così, anche oggi, e a chi ha, dice, sarà dato, e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. È una parola dura, cioè a chi non ha, chi non desidera, chi non avrà niente. Chi cerca Gesù Cristo invece avrà tutto.